freddo, hanno fatto benissimo, non come noi che siamo senza cappello e anche senza guanti ed è anche un bel problema, ma va bene lo stesso perché il calore di questa festa cerca di riscaldarci un pochino, giusto Giovanni? Tu ti sei mascherata da testimonial della DG, non diciamo direttamente la marca. Giovanni, io ti ringrazio per il complimento, ma quella modella è fin troppo bella per assomigliare a me, o al contrario, se vogliamo. Sappiamo che lo dici per gli agenti del fisco e per la finanza, per non farti fare i controlli, insomma, visto il guadagno che ne trai da quelle pubblicità. È uno scherzo di carnevale, amici di Canale 8, ovviamente questo è quello di Giovanni Battaglia. Allora Maria Rosa, diciamo intanto la sfilata che fra poco dovrebbe passare qui da questo viale Lido affollatissimo, è composta dal Re Carnevale, poi dalla banda Almus Città di Avola. Sì, poi abbiamo un carro allegorico, l'Italia di oggi, di Caruso Francesco e Guarino Vincenzo. Poi abbiamo un carro infiorato di Guarino Giuseppe e Caruso Antonio, si chiama Chi la fa l'aspetti. Poi è la volta di un gruppo in maschera, ASD e il Paso Loco, Cirque du Soleil, il gruppo che nominavi proprio poc'anzi. Poi abbiamo un altro carro allegorico, di Piccione Sebastiano e Restuccia Filippo, Cuore e Passione il titolo. Poi ancora un gruppo in maschera dell'associazione Siracusa Lavoro Arte Cultura e il carro si chiama il gruppo si chiama i Flistons. Poi abbiamo un allegorico di Rametta Francesco, Damiano e Danilo, Cullocci Cini e i Sacchetti Vacanti, insomma in tema di crisi. E poi ancora la banda dei Pagliacci e poi il carro infiorato di Gualtieri Francesco, Chista e Tutta Naucia Sunata. E poi il gruppo mascherato di Cristina Zappulle e Giacomo Montoneri, I'll Fly With You in the Magic World, io volerò con te nel magico mondo. E poi per finire il carro allegorico di Gualtieri Giuseppe, Tiralongo Bartolomeo, Senza Scrupoli il titolo. E questi sono i carri infiorati, allegorici e i gruppi mascherati, oltre al Re Carnevale e alla banda che apre la sfilata, che fra poco vedremo passare da Viale Lido. Intanto la serata si anima, proprio inizia, si può dire che sta entrando nel vivo proprio adesso, per cui tante persone che magari state non solo ad Avola ma nelle città vicine, volete raggiungere Avola per assistere di presenza alla festa del Carnevale Avolese, ecco, potete ancora farlo perché, ripeto, siamo in piena serata, la sfilata sta per iniziare, aspettiamo i carri in questo Viale Lido che poi uno a uno lentamente sfileranno fino ad arrivare nella piazza centrale, dove stasera c'è la grande attesa. Maria Rosa, noi aspettiamo le donne di Ararat. Sì, lo so che è uno spettacolo che ti piacerà molto, le donne di Ararat. Nel frattempo io ne approfitto per ricordare che siamo in diretta e siamo visibili anche su streaming, basta collegarsi al sito www.canale8.org. E a proposito di internet, noi sul nostro portale Facebook abbiamo scritto insomma che siamo in diretta e arrivano anche i primi saluti. La nostra amica Alessia da Milano che scrive ciao Mary e insomma saluta tutti e ci sta guardando da Milano. Insomma, i media sono dei mezzi molto importanti per la comunicazione, noi riusciamo ad arrivare anche fuori dalla Sicilia, questa è una gran bella cosa. E noi ringraziamo anche tutti coloro che tramite il web riescono a seguire la festa, queste immagini, quello che diciamo, ma soprattutto quello che vedete in televisione anche da altri posti, perché c'è gente, ora non esageriamo, ma c'è gente, ad esempio mio zio che sta in Argentina, Buenos Aires, che segue tutti i giorni Canale 8 anche dall'Argentina, chiaramente non tramite l'etere ma tramite il web. Quindi è importante, hai fatto bene Maria Rosa a ricordare questa possibilità che in tanti hanno di seguire la televisione anche sul web. E intanto un saluto anche a Sebi, perché Sebi Roccare in questo momento è alla regia in studio che vi propone direttamente queste immagini in diretta. Lo invidiamo un po' perché lui è al calduccio, insomma, anche se poi lo spettacolo qui va avanti non dispiace, ecco, il freddo non lo sentiamo quasi più, proprio perché non ci fermiamo un attimo di guardare e di stupirci, perché ci sono ragazzi, ad esempio come quel gruppo che scende sulla sinistra, che
stupisce, ecco, che con i loro colori, con i colori delle maschere, riescono ad animare la serata e quindi a far passare anche il freddo. Però un saluto, noi in questo momento ci stanno seguendo soprattutto da casa, al calduccio oppure da altri posti, noi salutiamo tutte quelle persone che dalle loro poltrone, dai loro divani, dalle loro sedie, insomma nelle varie postazioni dove si trovano, in questo momento seguono le immagini di Canale 8 per questo carnevale di Avola. Sì, intanto cala la luce ed emergono le illuminazioni carnevalesche qui al Viale Lido e attendiamo insomma con trepidazione l'arrivo del Re Carnevale. Ecco che continua insomma il movimento del pubblico, tutti che si accingono verso Piazza Esedra, perché è proprio da Piazza Esedra che avviene l'inizio della sfilata tanto attesa dagli avolesi, e ricordo non solo perché sono veramente tanti i turisti che vengono ad Avola per vedere il nostro bel carnevale. Una sfilata, dobbiamo dire Maria Rosa, che quest'anno tarda un po', perché normalmente insomma già a quest'ora i primi carri arrivavano qui a questa altezza, ora invece già insomma da mezz'oretta aspettiamo che il Re Carnevale si faccia vedere accompagnato dalla banda di Avola, speriamo insomma che avvenga il più presto, forse è fatto per mantenere ancora più lunga la serata e alimentare, ecco, l'attesa. E continuano ad arrivare gruppi di giovani travestiti. Vediamo se qualcuno riesce a parlare. Vediamo. Salve! Un saluto per Canale 8. No, nessun saluto. Perché siete così timidi? Buon carnevale. No, buon carnevale. Voi non siete timidi. Vostri nomi? Nomi in codice magari? Nicoletta. So. Nicoletta, complimenti Nicoletta. Tu? Franco. Franco. Come siete vestiti? Un po' strani. Bella. Strani direi. Una bella ragazza. Una bella ragazza, sei fortunato. Poi San Valentino le regalerai una rosa. Sì, la porterò a mangiare. La porti a mangiare, hai visto? Cerca di svuotargli il portafoglio, ok? Sì. Buona festa ragazzi. E continua il movimento qui ad Avola. Scendono ancora altri ragazzi. C'è chi ha indossato dei cornetti rossi. Ecco, ci sono anche tanti bambini. Tu come sei vestito? Sei una tartaruga? Sì. Sì, e come ti chiami? Giosuè. Giosuè, sei di Avola? No. No, non sei di Avola, di dove sei? Ispica. Di Ispica, e sei venuto ad Avola a vedere il carnevale? Sì. Ti piace il carnevale? Sì. Cosa hai in mano? I coriandoli. I coriandoli, quindi adesso li puoi buttare, giusto? Sì. Ecco, questo vestito chi te l'ha comprato? La mamma. Ce l'avevo a casa. Ce l'avevi a casa. È bello caldo caldo questo vestito, vero? Ecco, così non soffriamo il freddo. Lo vorrei anche io un bel vestito. Facciamo una foto, sorridiamo. Ecco, facciamo pure una foto in diretta. Salutiamo gli amici di Canale 8 nel frattempo. Noi siamo in diretta su Canale 8 e siamo in diretta anche su streaming. Sorridiamo. Ecco, ah, è un video, quindi doppio video, doppia telecamera. Me lo dai un bacino? Che bello che sei! Viva il carnevale! Viva il carnevale! Viva il carnevale! Allora salutiamo Giosuè e tutti i suoi parenti. Eccoci, qua abbiamo un altro simpatico giovanotto. Tu come sei vestito? A moschettiere. A moschettiere! Il tuo vestito è un po' più leggerino, non ne senti freddo? No. No, complimenti allora. Tu hai comprato coriandoli, cos'hai? A casa i coriandoli, sì. Ok, e quindi li puoi buttare un po' in giro, qua e là. Sì. Ok, vuoi salutare qualcuno? Sì. E salutiamo qualcuno. Voglio salutare a tutte le persone che stanno guardando Canale 8. Ok, tu lo segui Canale 8? Allora sì. Sei un nostro fans. Sì. Ok, allora dammi un bacino. Ok, io ti saluto. Buon carnevale. Buon carnevale anche a te. Ok, grazie mille. E continua qui il movimento. E tu come ti chiami? Sebastiano, con i baffi, Sebastiano. Sono tanti qui i bimbi che si stanno divertendo in questo carnevale 2013, un carnevale tutto avolese. Nel frattempo Giovanni stiamo ancora aspettando l'arrivo dei carri
che tardano, c'è tanta ansia per questo carnevale. Continua ancora il movimento e dai balconi qui del Viale Lido si sentono anche tante musiche, c'è chi ha acceso la radio in attesa della nostra banda diretta dal maestro Bellarte e tanti con i fischietti qua e là. Sì, la notizia è che già si sono mossi da Piazza Seta, quindi fra un po' insomma dovrebbero risalire, perché noi siamo come postazione a metà strada del Lido e quindi fra poco la sfilata dovrebbe arrivare anche davanti alle nostre telecamere. Vedete intanto quanta gente che aumenta qui, si vede a vista d'occhio insomma l'aumentare della gente, è veramente la cosa particolare, sono tutte queste maschere, bimbi, grandi, soprattutto ragazzi che passano mascherati. Ma a proposito di maschera, Giovanni, tu hai intenzione di vestirti in maschera martedì, visto che oggi siamo vestiti così un po' normali? Io già sono vestito in maschera adesso, quindi non c'è bisogno che mi rivesto, casomai martedì cambierò maschera. Sei sempre il solito burlone, Giovanni. Invece sono curiosa di vedere veramente quale vestito e maschera vorrei adottare martedì sera. Perché sai che martedì poi è l'ultima sera insomma di questo bel carnevale che purtroppo poi finisce perché nella tradizione del carnevale chiaramente c'è il 13 e poi ci sono il giorno delle ceneri e poi inizia la quaresima. Ricordiamo a tal proposito qualche cenno storico: il carnevale è una festa che nasce soprattutto nei paesi cattolici e viene subito dopo la Befana, e il mascherarsi proprio è quello di rappresenta un po' il demonio che si vuole scacciare, che si presenta in tante sembianze, e quindi ci si maschera per rappresentare. Poi via via nei secoli chiaramente la maschera ha assunto altri connotati, anche quelli allegorici, quello di mascherarsi contro il potere, per mancare di rispetto ai dogi, per mancare di rispetto insomma al potere precostituito, e quindi la maschera ha dissacrato lo stesso potere e chi lo rappresentava. Oggi il carnevale ha ancora questi significati, significato anche religioso, tant'è che viene, dicevamo prima, dopo la Befana e finisce proprio col giorno delle ceneri, perché poi iniziano i 40 giorni di quaresima, anche se in diverse città italiane come Ivrea e altri posti il carnevale viene festeggiato a volte anche dopo le ceneri, fino alla prima domenica dopo le ceneri. E questa un po' poi i connotati della festa, che è bella perché c'è il mascheramento, la possibilità in questi giorni di uscire fuori dalle regole, fuori da quella che è una realtà conformata, e quindi di trasgredire un po', tant'è che si dice carnevale ogni scherzo vale. E a proposito di quaresima, l'ultima chicca, diciamo così, ricordiamo che carnevale, la parola carnevale deriva dal latino carnem, levare, e quindi significa togliere la carne, proprio perché arriva la quaresima e in quaresima non è ammesso per chi è di religione cattolica mangiare la carne. Vi ricordo che siete sempre collegati su Canale 8, qui dal Viale Lido, Viale Santuccio ad Avola, vi proponiamo le immagini del carnevale avolese, stiamo aspettando la sfilata dei carri proprio che da Piazza Esedra sfilano sul Viale Lido fino a Corso Vittorio Emanuele, fino alla piazza principale di Avola, Piazza Umberto I. E nel frattempo vedo arrivare tante belle maschere, c'è una signorina che io conosco e voglio intervistare. Ciao bellissima, come ti chiami? Giulia. Giulia, lo sapevo che ti chiami Giulia. E il tuo vestito? Come si chiama questo abito? È una dama. Ecco, sei una dama, questo vestito l'avete comprato così o non l'avete fatto fare? No, l'abbiamo fatto fare. Avete fatto fare, è un lavoro lunghissimo quello per il tuo vestito. Guarda la telecamera. Salutiamo Canale 8. Ciao. Facciamo ciao. Vuoi salutare qualcuno? No, no, meglio di no. Adesso andiamo a vedere i carri? Sì. E i gruppi mascherati, così balliamo un pochino insieme a loro e ci riscaldiamo, giusto? Dammi un bacino, anche se sei piena di rossetto. Ok, ti auguro un buon carnevale. A te anche alla mamma, che non voleva farsi inquadrare. Buona festa. Ciao. E siamo ancora qui
continua la festa, continua il movimento e stiamo aspettando ancora con trepidazione l'arrivo di questi carri. Giovanni, non ti nascondere dietro le telecamere di Canale 8, vieni qua accanto a me. No, no, lui non vuole farsi vedere, è sempre a me il compito di stare davanti alle telecamere. Salutiamo, ciao! Tutu, sei rimasta in pigiama, ti sei scordata di vestirti questa mattina? Sì, stamattina. Che belle che siete in pigiama. Sapete che anche, per stasera, ecco, anche i miei amici avevano avuto quest'idea di vestirsi, di restare in pigiama, però io ho detto no, io mi devo vestire perché sinceramente l'idea del pigiama non mi piace. Però effettivamente è originale. Allora, mettetevi così tutte in fila, fatevi vedere. Addirittura avete anche le ciabatte, le pantofole. Ecco, io prego il nostro cameraman Salvo Lentini di inquadrare i minimi dettagli perché siete veramente favolose. Avete anche Winnie the Pooh, guarda che musetto, Pimpi. C'è proprio di tutto. Io poi non posso fare pubblicità occulta. Allora, vi chiedo i nomi. Marianna. Quanti anni hai? 15. Complimenti. Tu? Luisa. Anni? 15. Bene. Poi? Deborah. 15. 15. Che sfilata. Nome? Flavia. Anni? 15. Nome? Giulia, 15 anni. Anni? 15. Aurora. Nome? Aurora. E tu? Sara, 14. Ecco, 14, vabbè, capita di essere più piccoli. Ecco, poi qua c'è gente che invece si è vestita in maniera un po' più normale. Io ancora mi complimento con voi per questi pigiami. Certo, tu con le scarpe da tennis ma sei un pochino... non sei soltanto... In quanti avete le scarpe da tennis? Vediamo. Fate un passo avanti quelle con le scarpe da tennis. Ok, fate un passo indietro, vediamo chi ha le ciabatte. Complimenti veramente, ragazze, bella idea, vedete? Queste io te le fregherei volentieri perché guarda... Queste mi servono la notte. Lo so, però sai com'è, per la diretta fanno molto comodo. Tu sei in tema natalizio, sei rimasta un pochino indietro, eh? È un po' indietro, vabbè, capita, è perché è più piccola, quindi sai... L'anno prossimo si rifarà, vabbè, l'anno prossimo la Befana, così fai un salto avanti nelle feste. Va bene, ok, io ne approfitto per vedere qua questa capellona... Complimenti per la capigliatura. Grazie. Come ti chiami? Non si può dire. Non si può dire. Un nome in codice, non lo so. Ada. 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 Semplice, corto. Che dire? La scarpa da tennis, appunto. La scarpa da tennis non è che... Non ci sta. No. Sei poco fashion, si dice. Sei veramente poco fashion. Guarda, domani magari metti un bel tappo. Va bene. Però capisco che sarai comoda. Lei col sigaro. Io fumo. Quanti anni ha lei? Io 34. 34, complimenti. Ecco, sono stata accerchiata. Ragazzi, me lo fate un saluto per Canale 8? Grazie per aver rotto i miei timpani in maniera definitiva. Buon carnevale. Ciao a tutti! E questa bella bimba come si chiama? Carla. Carla, quanti anni hai, Carla? 6. Hai 6 anni. E come sei vestita? Da fiocco di neve. Da fiocco di neve! Sei bellissima! Quanti anni hai? 6. Hai 6 anni. Adesso sei in vacanza da scuola, quindi. Sì. Ti stai divertendo. Sì. Ecco, adesso andiamo a vedere i carri? Sì. Ok, sai che ci sono anche i gruppi mascherati che ballano? Sì. Ok, dai, allora ci vediamo più tardi lì in fondo, ok? Ok. Dammi un bacio. Saluta Canale 8. Salutiamo. Ciao, ciao Canale 8. E nel frattempo, ciao, nel frattempo è arrivato anche il nostro editore. Ecco qui il nostro amico Giovanni, i Corsari. E io voi vi conosco, venite qua, venite qua. Però il nome lo dovete dire voi. Peppe. E Fabia. Peppe e Fabia, che siete belli. Spostiamoci a favore delle telecamere. Okay. Complimenti veramente, siete proprio bellissimi. Questa la conosco, che questa è una cintura di danza orientale che ho utilizzato per metterla così in testa, ma va bene lo stesso. Complimenti. Fa un po' così che sente il rumore. Scuotiamo la testa, perfetto. Come fai a riconoscere la bandana? È una cosa che non posso dire, è una cosa che non posso dire. Quest'idea dell'abito così particolare da dove è nata? Ma perché
portato i capelli lunghissimi, volevo farmi le treccine, quindi il personaggio che assomigliava più con le treccine era... Si è partito dai capelli. Dai capelli, sì, era Jack Sparrow. Poi però ho preferito mettere la parrucca perché così col freddo mi copro la testa e quindi... Prossimo anno ci penso anch'io. Va bene, ok, se vuoi una mano poi... Okay, va bene, ci mettiamo d'accordo per il prossimo anno. Grazie ragazzi, carnevale. Ciao. Wow, e se io avessi un ago? Chi ti ha fatto questa magia in testa? Un ragazzo che è animatore. Un ragazzo che è animatore, che mi sa che là dietro non vuole farsi vedere, infatti, scappa. Come ti chiami? Annelise Bianco. E come si chiama l'animatore che non si vuol far vedere? Alessandro Giallongo. Ah, Alessandro Giallongo, anche il cognome. Ti abbiamo scoperto. Dove sei? Vabbè, è scappato, è scappato. E va bene lo stesso. Tu sei un clown? Complimenti, sei proprio bellissima. Se avessi un ago ti farei qualche scherzetto, ma non ce l'ho, quindi non posso. Sei stata fortunata. Adesso che fate? Andiamo giù a vedere i carri? Sì. Ok, va bene, poi balliamo con i gruppi mascherati, così ci riscaldiamo. Tanto tu freddo non ne senti, nel frattempo. Hai una bella giacca calda. Certo. Ok, allora io ti saluto e buon carnevale. Grazie, arrivederci. Okay, ciao, ciao a tutti. E continua la festa qui ad Avola. Stiamo ancora aspettando l'arrivo dei carri e c'è anche il nostro editore arrivato, il nostro editore Sebiroccaro. Vediamo se riesce a farsi vedere pure lui, perché tra lui e il mio collega Giovanni qui è un po' un problema. Eccoli, una a destra e un'altra a sinistra, no, che bello. No, no, io mi metto qua, vabbè. No, non mi posso lamentare, prima ero solo a Rosa in compagnia. Avviciniamoci. Interviste a voi non ne faccio perché non è il caso, io vi cedo il microfono. Ecco, prego. Bravo. Allora, Sebiroccaro, un'altra edizione del Carnevale, un altro impegno di Canale 8 e un altro impegno da parte tua. Sì, un altro impegno che Canale 8 ha voluto portare avanti. Come sempre ogni anno noi ci sforziamo per realizzare il Carnevale in diretta anche quest'anno. È un grande Carnevale anche se ci sono poche risorse. Vedete che ci sono tante persone qui. Ecco, ci sono tante. Guarda quanti giovani attorno a te. Amano questa festa, sono contento perché è una festa di popolo, è una festa popolare, ma soprattutto è una festa della gente e dei bambini. Ci sono tantissimi bambini, guarda che ci sono tutti i settenari. Guarda, girati un attimo, facciamoli vedere. Carini, carini, veramente carini. I nomi, carini, i nomi. Maria Rosa è specialista per questo. Sono io la specialista per i nomi. Il tuo nome? Eolo, io sono sorda, scusa. Dotto. Mammolo. Brontolo. Brontolo e brontola. Gongolo. Cucciolo. Pisolo. Aspettate gattini un secondo. Biancaneve dove è scappata? Eccola, fatti vedere Biancaneve. Che bella che sei, complimenti veramente. E voi siete così un po' feline? Sì. Complimenti. Ma quante siete? Tante. Età media? 15. 120 dicono, dai, non è carino. E a te l'età non la chiedo. Perché sennò poi sfiguri, va bene? Ok.